Benvenuti al Palazzo Ducale di Mantova. Questo palazzo era in passato la dimora dei Gonzaga, i signori di Mantova. È un palazzo molto speciale perché è composto da diversi edifici e comprende oltre 1000 ambienti. Può essere considerato come una vera città nella città di Mantova. All'interno di Palazzo Ducale sono custoditi anche alcuni giardini. Uno di questi è il giardino Pensile, che è costruito a un'altezza di circa 14 metri da terra. La natura ha sempre ispirato gli artisti, anche quelli che hanno lavorato a Palazzo Ducale. Nella cosiddetta Sala dei Frutti vediamo, nel soffitto, festoni con raffigurazione di frutti e vegetali di tutti i tipi. Nella Loggia dei Mesi, il pittore Giulio Romano ha dipinto le canne lacustri, delle piante tipiche del territorio di Mantova, che si possono vedere lungo i laghi che circondano la città. Egli ha aggiunto anche dei piccoli animali, come la libellula. Se osserviamo il dipinto da vicino, notiamo dei piccoli puntini scuri che segnano il contorno degli oggetti. Sono le tracce del disegno fatto dall'artista. Esse ci rivelano che egli ha usato una tecnica particolare, chiamata spolvero, per trasferire il suo disegno sul muro. Ora ti farò vedere come si può usare questa tecnica per creare una composizione ispirata alla natura. Ecco i materiali che ci servono: alcuni fogli di carta, le matite colorate, una matita, una spugna, un temperino, le forbici, un ago, una graffetta e alcune foglie. Per iniziare prendiamo un foglio di carta, poi una foglia e la nostra matita. Appoggiamo la foglia sulla carta e con la matita tracciamo bene il contorno. Puoi aiutarti con le mani per tenere ferma la foglia sul piano. Ora, con le forbici, tagliamo un riquadro attorno alla foglia. Per questa operazione, fatti aiutare da un adulto. Ora ci servono la spugna e l'ago. Anche questo passaggio va fatto da un adulto o con il suo aiuto. Prendiamo il riquadro con la foglia e appoggiamolo sopra la spugna. Con l'ago facciamo tanti piccoli buchi lungo il contorno della foglia. Più fuori riesci a fare, più precisa sarà la tua foglia. Prendiamo un foglio bianco e sistemiamoci sopra il ritaglio con la nostra foglia. Possiamo fermare la foglia con una graffetta. Siamo ora pronti per l'operazione dello spolvero. Prendiamo il temperino e la matita. Temperiamo la punta della matita. Passiamo la polvere lungo i buchi nel contorno della foglia, in modo che la polvere della matita lasci una traccia sul foglio sotto. Ripetiamo l'operazione più volte fino a coprire tutto il contorno della foglia. Quando abbiamo ripassato tutto il contorno della foglia, possiamo togliere il riquadro che ci è servito come modello. Sul foglio sono rimasti tanti piccoli puntini.
Come vedi sono molto chiari, ma perché? Non dobbiamo far vedere di aver utilizzato questo trucco per disegnare la nostra foglia. Ora possiamo ripassare il contorno e procedere a colorarla. Ora che hai imparato la tecnica usata da Giulio Romano e da altri artisti del Rinascimento, puoi utilizzarla per creare le tue composizioni, scegliendo tante foglie diverse. Buon divertimento!